Siamo dati Gesù e Maria. C'è uno slogan delle sue carissime con cui potrebbe essere sintetizzato il messaggio della liturgia di questa 26esima domenica del tempo ordinario, che era uno slogan caro all'antica patristica. C'era un padre della Chiesa, Sant'Ignazio di Antiochia, un grande martire, nominato tra l'altro nel canone romano, che amava dire questo proverbio: è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Quindi è meglio fare quello che Dio vuole senza stare troppo a sbandierare che noi saremo questo e quell'altro. Va a lavorare la media, sì sì, e poi non ci va, piuttosto che dire appunto solo qua, solo questo, solo quell'altro, sono credente, sono praticante, sono catechista senza offesa per i catechisti, sono ministro straordinario della comunità, non so che altro sia, e poi avere una vita non molto all'altezza. Ho approfondito questi temi ieri sera, mi riservavo perché la seconda lettura, che è un capolavoro del Nuovo Testamento, è veramente una esemplificazione di quello che dovremmo fare, prendendo esempio dal nostro Signore Gesù Cristo, che prima di fare tante prediche, Gesù non ha fatto tante prediche, ha predicato 3 anni su 33, poco, d'accordo, ha fatto molti fatti, ha cominciato bene e ha finito meglio, insomma, soprattutto la predica migliore l'ha fatta a Venerdì Santo, quindi quando ha parlato ben poco, ma ha fatto molto per la gloria di Dio e per la nostra salvezza. Quindi è qui che dobbiamo volgere uno sguardo a tutti quanti, dobbiamo prendere esempio. Io per introdurmi, l'ha detto pubblicamente, quindi mi ricordo una frase molto amara, ma molto vera, pronunciata dal nostro vescovo Mariano durante l'ultima assemblea pastorale. Che cosa è uscito durante l'ultima assemblea pastorale? Una cosa molto semplice, voi sapete che quest'anno, perché sappiate anche quello che accade nella nostra diocesi, diciamo, la preoccupazione della pastorale della Chiesa Pontina è questa: la catechesi dell'iniziazione cristiana. Cosa si può fare perché questi ragazzi che vengono comunque in croce di porta in parrocchia non sgarbino di fare la cresima? Domenica scorsa alle 11 ci sono state le cresime di 5 ragazzi nella nostra parrocchia. Io grazie a Dio non ho celebrato la messa delle 8:30, quindi spero che c'è una messa alle 8:30 questa mattina, invece sempre, non speriamo che lo facciamo a chi di speranza vive disperato muore, insomma, no? Comunque può darsi che arriveranno tardi, non li vedo adesso qui, no? Accade in tutte le parrocchie del mondo senza offesa per nessuno. Allora dice: che cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Togliamo il discepolato, facciamo questo, facciamo quell'altro, voi sapete, tutte quante cose esterne, cambiamo lingue di catechismo. Sapete qual è il problema? C'ha ragione. Cosa trovano i ragazzi da noi? Che cosa trovano nelle nostre parrocchie? Che trovano? Trovano la comunità di discepoli di Gesù che lo amano veramente, per cui Gesù non è soltanto un modo di essere, un modo di vivere, d'accordo? O una cosa che mi spiaccico sulla bocca e poi la mia vita sta lontana anni luce da quello che vuole Gesù. Trovano un luogo dove, sapete che cosa convertiva i pagani nei primi tempi del cristianesimo? Il grido, no? Guardate come si amano, quando entravano nella comunità cristiana vedevano un corso di anima solo, un corpo solo, di gente che si voleva bene, ma non a chiacchiera, volevano più bene, come dire, fratelli della comunità cristiana, che è familiare in senso stretto, al padre, alla madre, al fratello, alla sorella, capite bene il senso, no? Bisogna volere bene al padre, alla madre, ma c'era un legame talmente grande, perché solo naturalmente fondato, che superava addirittura gli affetti più cari. Conoscete qualche comunità parrocchiale dove questo uno entra lì dentro e dice: ah, oh, che bello! Fammici rimanere qua dentro, che sto tanto bene. E come mai questo non c'è? Perché non possiamo sempre puntare il dito, diceva giustamente, contro la società, lo sappiamo tutti quanti, la società, e c'è la botta, la famiglia è distrutta, le famiglie sono separate, divise, e vogliono pure andare a Siria, ci stanno le persone dello stesso sesso, le sappiamo a memoria tutte quante queste cose, no? E noi però, perché qui Gesù oggi parla a noi, perché si rivolge ai principi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, quindi a quelli, agli anziani del popolo, voi sapete, gli anziani della fede, si diceva una volta, quindi a quelli che vanno a messa tutte le domeniche, a quelli che frequentano, e ai sacerdoti, a dire: ma siamo sicuri che noi ci sciacquiamo la bocca, perdonatemi il termine, con il nome di Gesù, siamo così solerti nell'operare nella sua vigna? Siamo proprio sicuri? Siamo
sicuri sicuri? Gesù dice pubblicare le prostitute vi portano davanti, ma sono davanti. E perché? Perché hanno ascoltato San Giovanni Battista. Sapete San Giovanni Battista che cosa dice? San Giovanni Battista non faceva le prediche alla Gesù, eh? San Giovanni Battista era ispido, era urticante. Convertitevi, la scura è posta alla radice, se qualcuno di quello la pianta di fare tutti i peccati che fa, il nostro Signore viene e pronuncia la popolare a fuoco, andata all'inferno. E cantava in Fabbe Molle, che non esiste nemmeno, in Fabbe Molle non esiste nella musica, tutti quanti i peccati di quelli che andavano a confessare. Tu hai fatto questo, 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 questo e questo. Chi è che accoglieva la voce di Giovanni? I poveracci, quelli che veramente nella vita erano fatti, quanti erano in Francia, che dicevano, sì, c'è ragione, dammi il sottobattesimo e cerchiamo di cambiare vita. Invece quelli che si pensavano perfetti, io non ho fatto niente, io non ho peccati, e che peccati faccio? Io posso fare la comunione completamente senza confessarmi, che peccati ho fatto? Io non faccio niente di male, vogliamo vedere se non fa niente di male. Seconda lettura, Gesù propone innanzitutto, come stendardo della sua persona, due esplicite, mi riallaccio da un vecchio modello con il signor Petrocchi, a me molto caro, due uno, così ci diamo tutti e due, il vescovo di Allina e carica il vescovo emerito. Umiltà, la prima cosa, umiliò se stesso. E guardate che soltanto Gesù è umile, perché Gesù, umiliarsi vuol dire scendere in basso, quindi abbassarsi da quello che uno era. E Gesù era Dio, si è fatto uomo, capite? Noi non potremmo mai umiliarci come ha fatto lui, perché io, se dovessi un giorno dire sinceramente, non a chiacchiere davanti a Gesù, come pubblicano, il Papa sempre ci ricorda queste cose, abbi pietà di me che sono un peccatore, non alzo manco gli occhi verso te, non alzo manco gli occhi, e questo tutti quanti dovremmo dire. Santa Caterina da Siena, io sono il nulla più peccato, questa non sarebbe vera umiltà. Dice Santa Teresa d'Avila, questa sarebbe prendere atto della verità, perché tu sei così, e se non ci credi, non lo sai, sei un superbo, adesso lo vedremo. E questo non è un fatto che si sbandiera, questo è un fatto che si sente nel cuore. Seconda cosa, l'ubbidienza, la seconda o esplicita, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Il padre ti ha detto, bene, salvare l'umanità, allora tu ti farai carico di tutto il male prodotto dai peccati degli uomini, tu che sei innocente e che sei mio figlio, e dovrai farlo in maniera tale da subire una morte orribile come l'ultimo dei malfattori della terra. E tale reputato, perché chi passava davanti alla croce pensava che Gesù fosse un criminale. Cosa ha fatto Gesù? Ubbidiente fino alla morte, morte di croce. Noi siamo sicuri di essere così tanto ubbidienti a Dio e ai suoi rappresentanti? Siamo tutti ubbidienti al Papa? Quando andiamo con l'ordine generale, e al Vescovo? E al Parroco? O la nostra ubbidienza a Dio è subordinata, io obbedisco a Dio alle cose che mi piacciono. Dunque, se Dio mi dice accogliamo un migrante se gli stranieri, questo mi piace, sì, lo facciamo. Ah, però se mi dice non commettere atti impuri, no, questo non mi piace, d'accordo, perché io su questo mi prendo la mia libertà di dissentire, di gestire le cose come penso io. Le ubbidienze io le chiamo macchia di domani, questo mi piace e questo non mi piace, come al supermarket, no? Questo prodotto mi piace, questo non è, questo lo lasciamo lì. Questa è ubbidienza a Dio. La legge di Dio, i comandamenti sono 10. Tutti e 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non si può fare questo sì e questo no. Questo mi piace, questo non mi piace. Questo secondo me non è peccato, secondo te. Poi cerchiamo di essere rappresentanti di Dio. Qui non c'è il macchinario, ma qui c'è il simpatico e l'antipatico. Ah, adesso sentiamo finalmente un grande Papa simpaticissimo. Allora, andiamo tutti in chiesa. Io sentivo delle cose, dire, io voglio tanto bene al Papa, lo sapete benissimo. Ma quando io sento dire, a me mi ha raccontato un prete, d'accordo, che vive a Roma, che va a sentire questa concezione, capite? Che gli devo vedere queste cose, ma finalmente che la Papa Francesco, il Papa è bravissimo, simpaticissimo, ha capito tutto del Vangelo. Fino a quando ci starà lui, io ogni tanto in chiesa ci fermo. Ma quando non ci sta lui, vediamo lui dopo, perché se è quello di quelli di prima, io in chiesa non ci metto più in piedi.
con tutto l'amore che noi abbiamo, ringraziamo il Signore, per Papa Francesco. Ma mi sembra questo un discorso gradito al Signore, è un discorso gradito al Signore. Ah, io questo parlo, questo mi sta attivando, cambio parrocchia. È un discorso gradito al Signore questo qui. Ah, questo uomo, ah, questo era meglio quello di prima, un prego, un cambio di occhio, sì, mi scarico e vado presso alla sottana del vescovo di prima, perché quello è molto simpatico, questo invece no. Ma vi paiono i discorsi da fare questi qui. Questi sono discorsi di senso. Guardate, questi discorsi che fa a volte, non ho detto quello che ha detto il vescovo durante l'assemblea pastorale, non ho detto tutto. Grazie a Dio che non offendo nessuno, perché non ci sono queste figure ministeriali in questa parrocchia, non ho. Il vescovo ha detto una cosa brutta, come dire, brutta nel senso dolorosa, ma drammaticamente vera. Questa è la terza parrocchia che giro, adesso qui grazie a Dio non c'è ancora esperienza, quindi parlo del progresso, quindi nessuno si può sentire molto offeso. Ma diciamo, siamo sicuri che quel ministro vestito di bianco che fa il servizio all'altare, poi quando scende dall'altare, sia realmente un testimone credibile? O certe persone che stanno vestite di bianco quando scendono dall'altare, non l'ha detto proprio così, se poi lo vedi fuori e dici, mazza, questo si veste pure di bianco e va all'altare? Siamo proprio sicuri? Questo vale a tutti i livelli, ecclesiali. Vale per chi fa semplicemente a messa la domenica e poi va in scala gerarchica, capite, sui collaboratori stretti, questo come la chiama la comunità ministeriale, un termine molto molto appropriato, no? Catechisti, collaboratori, non lo so, operatori pastorali, responsabili di gruppi, membri, addirittura quelli che fanno i vicini, i membri del corpo, qualunque persona che sta, siamo sicuri che siamo, dice tu questo un impegnato in parrocchia, quindi è un esempio. E lo sapete cosa siete, se prendiamo la terza, quella sottointesa, perché ce ne stanno due, si parla di comunità di obbedienza, ma come esordisce? Non fate nulla per spirito di verità né per vana gloria, ma ognuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stessi. Siamo sicuri che siamo così? Siamo sicuri che io guardo voi e dico questi sono i miei signori, i miei studio anche, perché non è che siamo sopprati sul filo dell'oca bianca, perché la, come dire, la superiorità gerarchica non significa affatto superiorità di dignità o superiorità morale, che è tutta la cosa strana, capite? Perché il ministero è una cosa oggettiva, che non dipende da me. Ma come diceva Sant'Agostino, per voi sono vescovo, ma come voi sono cristiano. Io lo considerate i miei superiori. Quando il giovedì santo c'è la lavanda dei piedi, gesto che molti fanno quando il folklore, nella chiesa non si fa folklore, la stessa cosa che dirò vale per la comunione sotto le due specie, non è folklore, non è facciamo una cosa più bella, facciamo una cosa strana, più interessante, la chiesa non fa folklore. Quando io la vedo a tutti, vuol dire che io devo considerare il servo di tutti, e Gesù ha detto, questo non si può fare nel giovedì santo, ma l'ha detto, lavatevi anche i piedi con gli altri, Gesù non considera gli altri superiore a se stesso. Non basta che lavo via a voi, dovete lavare a voi. Ma se tu c'è un amico che taglia e cuci, d'accordo? A testa e a manca, ma tu consideri gli altri superiori a te stesso? Quante volte il Papa continua a ripetere che debolezza, la maldicenza? Sono peccati gravi questi qui. Una comunità è lacerata quando ci parliamo di euro gli uni degli altri. Capite? Quando ci attaccano non li conosciamo bene, quando c'è stata una rivalità, ah questo gruppo ha fatto questo, ma io devo fare quest'altro, ah il comitato X, il comitato X, ma che siamo matti? Ma dov'è il cristianesimo? Non fate nulla per spirito di rivalità, se tu fai una cosa per spirito di rivalità, perché devi dimostrare di essere qualcuno e devi mortificare quell'altro che non vale niente, come te fino proprio, cioè non te caccano proprio. Ma noi vogliamo presentare queste cose davanti al Signore, fratelli miei, anche questo, siccome tu fai parte del gruppo Y, del comitato Y, del clan, ti legittimi, ma stiamo scherzando? O per una gloria, quelli che fanno mezza cosa, che io ho fatto quello, ma io che? Domani quando mio cognato, quando sentiva troppo io, diceva, i polo farasimo, diceva molto bene, diceva, buona anima del mio cognato, i polo farasimo, che fa? Ci ricordiamo la parola del servo inutile, quando ha fatto tutto quello che devi fare, buon'anima che mi madre, e quando gli portavo le belle pagelle mi diceva, che è bella pagella? Hai fatto mezza parte dell'obbligo tuo, manco tutto, che te devo dire bravo?
Non te lo dico, bravo, ti gonfio se non porti la pagella che non funziona, capito? Non se non porti la pagella che va bene, perché ha fatto mezza parte del tuo manco tutto, capito? Ah no, io ho fatto questo, ah io ho fatto questo, ah io ho studiato, io ho frequentato il corso per gli educatori della pastorale, adesso cominciano, mi raccomando, andateci, io ho fatto scienze religiose, io ho fatto questo, ma io che? Ma chi? Ma dove? Ma quando? L'unità, chi pecca contro l'unità della Chiesa, fa dei verbi che sapete che San Francesco, se sapeva che c'erano chiacchieroni, lo cacciava dall'ordine dei frati di noi. Se sapeva che il frate era andato a donne, gli faceva una penitenza che si arrivava tutta la vita, ma non lo cacciava. Ma se sapeva che qualcuno si metteva a fare tagli ai cucci di un altro, lo cacciava dall'ordine senza appello, perché diceva: mormoratori e detrattori mi distruggono l'ordine religioso, e mormoratori e maldicenti distruggono le parrocchie. E devono confessarsi e non devono fare la comunione, per nessun motivo. La comunione sotto le due specie, cioè, non è fonte comune. Sapete perché si fa? Dicono i liturgici della Chiesa. È un segno che indica la partecipazione al sacrificio in atto. Cioè tu sentendo sulla lingua, oltre al sapore del nostro e al sapore del vino, ti ricordi che Gesù ha sparso il suo sangue per te. Dice San Vincenzo di Ruspoli, il sangue di Gesù è la concentrazione della carità. E quindi ricordati quando vai lì che se tu non stai in perfetta carità verso tutti, quel sangue che stai mangiando ti piomba addosso. Vi ricordate il credo sacrilego dei matti che stavano davanti a Gesù? Il suo sangue ricade su di sopra i suoi figli. Se tu non stai commettendo peccati contro la carità, quel sangue ti ricade sopra. Non si fanno queste cose. E se la gente scappa da dalle chiese, amaro messaggio dell'assemblea, conta non lo sta. Perché non la trova questa carità, capito? A volte il Papa scolastico, misericordia, l'amore, eccetera, eccetera, che si sgombra. Qui dobbiamo fare tutti quanti, un profondo esame di coscienza. Io non voglio manco sentire maldicenze, infatti a me non mi vengono a dire maldicenze, nessuno si azzarda. Perché io non ritorno queste cose qui. Ricordate sempre un proverbio: se qualcuno ti parla male di un altro, ricorda bene che quando non ci sei parla male di te. Io ho avuto esperienze, faccio nome comune di gente, mi veniva a parlare con un occhio personale di altri precedenti, sono diventati dei fieri detrattori delle cose che sono uscite dalle bocche vomitevoli, le so soltanto io, ma io che ora non c'avevo esperienze, perché appena mi abbocca una persona del genere mi viene con una falsa carità di stare a sentire silenzio dei tre, vai, non si parla, non ti voglio sentire, non ti voglio sentire, vai. Quella è carità, non è carità stare a sentire quelle cose, capite? Quindi attenzione, i peccati contro l'unità sono peccati gravi, feriscono la Chiesa, scandalizzano le persone. La gente dice: se io devo diventare come questi, io Chiesa non ci metto piede. E noi non possiamo lavarci le mani e andarci nella nostra messetta e fare finta di niente. Dobbiamo farci l'esame di coscienza, tutti. Scusate, su queste cose bisogna parlarsi chiaro. Mi sono rimasto molto molto colpito, sono contento di aver partecipato a tante cose, sono anche contento che la coscienza ecclesiale cominciano ad emergere alcune cose, perché non è possibile che sia sempre colpa degli altri, capite? Noi dobbiamo camminare in conversione, dobbiamo essere i primi, come mi raccomanda il Papa, a sentirci peccatori, non a chiacchiere, ma io sono peccatore, che hai fatto? Guarda bene quello che hai fatto, e se hai fatto cose di questo genere, confessali e non le fare più. Ecco, perché il nostro Signore queste cose non le vuole sentire e non le vuole vedere. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti. Queste tre unità, ricordiamole: umiltà, obbedienza e unità, che sono gli distintivi dei veri discepoli di Gesù e quelli che lavorano veramente nella costruzione e per l'edificazione della vigna del Signore, contribuendo a fare enorme bene anche quando fossero armi nascoste, umili e non appariscenti, anzi, quando sono tanti, il bene che fanno è ancora maggiore. Siamo dati Gesù e Maria.